Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. Ad una settimana dal Natale si intensificano i controlli e le operazioni delle forze dell'ordine sul territorio e arrivano anche preziosi suggerimenti ai cittadini, come i consigli della Guardia di Finanza in merito a particolari categorie merceologiche, in primis i giocattoli. Ma sentiamo. Siamo a Natale e tutti abbiamo qualche bambino a cui fare un regalo. Attenzione, perché sul mercato ci possono essere dei giocattoli contraffatti o comunque realizzati con materiale non sicuro che potrebbero creare dei grossi danni ai nostri bambini. Con noi il colonnello Natale, comandante della Guardia di Finanza di Vercelli. Quello dei giocattoli è un mercato molto delicato. Sì, anche in questo caso, proprio perché siamo sotto Natale, attenzione alle brutte sorprese. Rivolgersi per l'acquisto soprattutto di giocattoli destinati ai più piccini, rivolgersi a un mercato non regolamentare, naturalmente c'era grossi pericoli. Ricordo che ci sono giocattoli che spesso hanno piccole parti ingeribili, sono fatti talvolta, soprattutto i giocattoli contraffatti e insicuri, sono fatti con materiali e con colorazioni non testate, quindi potrebbero generare allergie o comunque problemi per la salute. Quindi sicuramente per i giocattoli è opportuno rivolgersi a rivenditori autorizzati, a rivenditori che hanno prodotti testati dal punto di vista della sicurezza. Ci sono delle sigle sulle etichette che possono rassicurarci, cioè che dobbiamo controllare per avere la certezza di acquistare un prodotto ad hoc? Il marchio che più è usuale trovare sui giocattoli a norma è il marchio CE, quindi la comunità europea, l'Unione Europea si è dotata nel tempo di una serie di disposizioni legislative che garantiscono standard di sicurezza adeguati al mercato europeo. Quindi la prima cosa è verificare che il marchio CE sia presente, che contenga tutte le informazioni e soprattutto da non confondere col marchio CE che normalmente noi associamo al nome di China Export, perché quel marchio è sicuramente un marchio che non garantisce la qualità del prodotto. Ancora cronaca, controlli a tappeto della polizia stradale sulle principali arterie della provincia di Novara. In particolare sono stati fermati 18 veicoli pesanti, nazionali e stranieri, e sono state accertate 19 violazioni amministrative. Ritirate due patenti di guida, una italiana ed una ucraina. In un caso, pensate, un veicolo circolava con un carico ben 8 volte superiore alla sua portata, mettendo a rischio anche la sicurezza del conducente e quella degli altri automobilisti. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. In campo la stradale di Novara, quella di Romagnano Sesia, quella di Arona e la sezione di Verbania. Ed ora torniamo a parlare del villaggio della solidarietà, i mercatini di Natale che hanno riscosso parecchio successo nel centro di Novara. Presente in piazza per il CST, il Centro Servizi per il Territorio che ha organizzato l'evento, anche la Curia. C'è anche un valore simbolico, proprio il cuore di Novara, certo la cattedrale, il cuore di Novara, che è un cuore generoso, è un cuore aperto, un cuore della solidarietà, e credo che al di là del valore e della necessità, come anche il Presidente ha sottolineato, del sostenere, della necessità anche di fondi di tutte le associazioni di volontariato, credo che sia anche una vetrina per ricordare che una società sta in piedi soltanto se ciascuno si prende cura l'uno dell'altro, se ciascuno non attende ma fa la sua parte. Non siamo singoli, indipendenti, ma abbiamo bisogno proprio di accompagnarci. Il volontariato non è un di più, ma è il cuore, è il fondamento di una vita civile, di una vita sociale, del sentirsi solidali appunto l'uno dell'altro. Allora certo il Natale ci richiama proprio il massimo della solidarietà, ma non è, lo interpreto questi 15 giorni, mi pare che duri, qui nel cuore della città, per tutti quelli che passeranno, oltre magari ad acquistare un oggetto e quindi dare un contributo anche che diventi un interrogativo per dire io cosa posso fare per questa città, cosa posso fare per gli altri, qual è il mio contributo. Credo che questo sia il primo e forse più importante valore, perché più cresce la disponibilità, il volontariato, l'attenzione reciproca, in tutti i campi sono infiniti, quindi dall'attenzione agli animali alle cose più disparate,
importante però è non evitare di chiuderci in noi stessi come a tendenza purtroppo, attendendo sempre dagli altri o dalla società o da chi ha la responsabilità. Quindi grazie a tutte le associazioni, con l'augurio davvero che questo esercito diventi sempre più imponente e trascinante per tutti noi. Grazie e auguri a tutti. Ed ora andiamo ad Alagna Valsesia, dove nei giorni scorsi si è tenuta una lezione del corso magistrale in georisorse e gestione ecosostenibile d'impresa dell'Università di Torino sul tema della sostenibilità dello sviluppo delle aree montane, un tema molto attuale soprattutto nell'ultimo periodo. In cattedra il sindaco di Alagna, poi un manager di Monterosa 2000 e il presidente del Corpo delle Guide Alpine. Ma sentiamo. Lezione del corso di laurea magistrale in georisorse e gestione ecosostenibile d'impresa del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino nei giorni scorsi al Teatro di Alagna. Il tema trattato è stato la gestione delle risorse di un ambiente montano in evoluzione, esempi dalla Valsesia, organizzato dalle dottoresse Fiorella Acquaotta e Cristina Biani del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino. Diversi relatori intervenuti, tra cui il sindaco di Alagna, Roberto Veggi, che ha illustrato agli studenti le sfide di un comune montano in transizione dal Freeride Paradise, paradiso dello sci fuori pista, al Valser Green Paradise, ispirato ai principi di sostenibilità che sono parte della storia del popolo Valser. Veggi ha illustrato anche la storia e l'evoluzione delle miniere valsesiane. La sostenibilità e il rispetto ambientale sono stati temi trattati anche da Claudio Francione, direttore tecnico di Monterosa 2000, la società che gestisce gli impianti di risalita della Valsesia. Francione ha presentato la sfida di un'impresa ad alta quota tra innovazione e rispetto ambientale. Andrea Enzio, presidente del Corpo Guide Alpine di Alagna, ha invece trattato il tema del cambiamento climatico e i suoi impatti sulle professioni tipiche dell'alta montagna. Molto apprezzato infine l'intervento di Lara Donetti, presidente dell'associazione Spazi Comuni Coworking di Montagna, che insieme ad Andrea Bianchi e Filiberto Vaira ha raccontato agli studenti le esperienze di imprenditoria di montagna nel progetto Una Montagna di Talenti. Torniamo a parlare dell'appuntamento del Libro Forum che si tiene in Biblioteca Novara il giovedì. Giovedì 21 dicembre alle 16. Presso la biblioteca di Corso Cavallotti 6 si terrà il Libro Forum all'interno dei giovedì in biblioteca promossi dal Centro Novarese di Studi Letterari in collaborazione con il Comune di Novara, la Regione Piemonte, il Sistema Bibliotecario del Basso Novarese e la Biblioteca Civica di Novara. Si parlerà di Caleidoscopio, sguardi sulla vita, di Laura Duglio e Maria Lionti, edito da Bonfirraro, con introduzione di Federica Mengozzi. Saranno presenti le autrici. È una gradevole raccolta di racconti che si legge d'un fiato. Eccellente come regalo di Natale è un libro per famiglie, poiché sono descritte vicende legate al mondo dei bambini, degli adulti, degli anziani. Un libro che si può leggere insieme, ad alta voce. Un ottimo strumento per avviare i più piccoli al piacere della lettura. Nei racconti di Maria Lionti si avvertono i colori e i profumi della sua Sicilia, mentre in quelli di Laura Duglio non è difficile riconoscere il paesaggio del Novarese e personaggi come il mitico papà Vincenzo, che insegnò matematica a intere generazioni di studenti. Un libro sorridente e positivo, che invita a guardare con ottimismo alla vita. Seguirà alle 17 il gruppo di lettura, che questo mese esplora il mistero. Si discuterà su Dada e il mistero dei topi di teatro di Marco Scardiglio, ambientato in un'affascinante Novara dei primi del Novecento. Il mistero, in particolare, fa riferimento ad alcune piccanti fotografie di ragazze scattate a loro insaputa in un polveroso camerino in disuso del Teatro Coccia. A tutti voi il piacere di scoprire come e perché. Ed ora lo sport. Brutta sconfitta ieri pomeriggio al Piola per il Novara, che ha perso contro la Triestina.
avanti 2-1, gli azzurri sono stati ripresi e sorpassati in pieno recupero tra il 93esimo e il 95esimo, quando la partita sembrava ormai vinta. La Triestina ha sconfitto il Novara per 3-2, ma sentiamo. I ragazzi danno tutto, danno il massimo, riescono a fare delle grandi partite, però poi dopo a raccogliere quello che non si meritano, perché anche oggi la sconfitta non se la meritavano. Mi dispiace soprattutto per loro, perché questa squadra sta dando tutto, sta dando il massimo, tutto quello che hanno lo buttano sul campo, poi chiaramente, come dico un po' di tempo, la coperta è corta, e quindi quando la coperta è corta è chiaro, quando trovi squadre, soprattutto dove loro fanno i cambi, squadre avversarie, ti rimettono giocatori importanti, è chiaro che le nostre energie sono sempre di meno, e quindi non riusciamo poi a arrivare al 95esimo con le forze giuste e necessarie per cercare di portare a casa dei punti, come è successo oggi, come è successo magari anche in altre partite. Quindi dispiace per il risultato, dispiace per la mia squadra, vedere lo spogliatoio così, in questa maniera, che erano tutti veramente a pezzi, delusi, ma non perché... che ci sta a perdere con la Triestina, ci mancherebbe, è una squadra molto forte e quindi ci poteva stare, ma perdere in questa maniera fa veramente male. E quindi ancora una volta ci dobbiamo rialzare, leccarci le ferite e cercare di riprendere il cammino che tutti noi vogliamo. Ecco. Avendo tante assenze, tanti infortuni, è chiaro che arrivi a fine partita dove comunque i cambi ti possono dare una mano, no? Con questo non sto dicendo che i cambi che ho fatto, quelli che sono entrati male, cioè non voglio dire questo, però è chiaro che se devi comunque andare a raggiungere dei risultati, è chiaro che comunque i cambi molte volte fanno, la qualità dei cambi molte volte fanno la differenza, ecco, e quindi anche oggi abbiamo pagato a caro prezzo questa cosa, ecco. Dispiace perché da una partita che sembrava vinta, addirittura l'abbiamo persa, neanche pareggiata, l'abbiamo persa, e sa veramente di una beffa, e sa veramente di grande rammarico, ma soprattutto arrabbiatura dentro, perché in fondo almeno un pareggio ce lo saremmo meritato, però purtroppo non è successo. Restiamo in tema e ascoltiamo adesso Mister Tessera, allenatore della Triestina. Che sono quelle partite dove hai la possibilità di chiuderle e non le chiudi, perché noi siamo andati avanti meritatamente, abbiamo fatto, dopo l'1-0 abbiamo avuto due occasioni, tre nitide in area di rigore, Piero Bon sul secondo palo, il tiro di Cereghin, siamo entrati in area due o tre volte sbagliando l'ultimo passaggio, cosa che purtroppo facciamo spesso, cioè arrivare dentro l'area piccola e non mettere una palla dietro, non riusciamo mai a finalizzare l'azione. E ci hanno pareggiato, che non sono mai stati rinunciatari, però occasione non ce n'era. Al primo ha preso la palla di Munno da difensore centrale, ha fatto 70 metri di campo, è entrato in area e ci ha fatto gol. Cioè, voglio dire, abbiamo commesso un errore abbastanza grosso in una partita che tu lo facevi, però sempre quel senso di pericolosità, cosa che ho detto anche al fine primo tempo ai miei giocatori. Però anche dall'inizio abbiamo rimessi lì dentro, cioè, ci è voluto un po' prima che abbia fatto una bella parata il mio portiere su un contropiede, quindi la partita l'abbiamo fatta prevalentemente noi, questo mi sembra indubbio, le occasioni più abbondanti sono state nostre, poi vai sotto con un'altra ingenuità importante, perché il rigore su calcio d'angolo respinto, glielo rimettiamo noi in area di rigore nostra, ci la mettiamo, il mio difensore centrale gli va addosso a 100 all'ora senza nessun motivo, l'attaccante gli ha dato di spalle. Abbiamo commesso degli errori importanti, vai sotto, avevo appena messo dentro tutti gli attaccanti possibili per provare a vincere la partita sull'1-1, era non 2-1, e poi li avevo messi lì, che devo fare? È rimasta una palla lì su Adorante, non so se era più o meno normale, regolare, se ci poteva stare rigore, spinta vicino alla linea di porta. E buttiamo dentro tutti questi palloni che hanno fatto una linea ribassa dentro l'area di rigore, non era semplice scardinarla, e l'abbiamo fatto in quei maniera nei minuti finali, già la terza quarta volta che noi facciamo gol così. Dentro alcune cose positive che abbiamo fatto nella partita di oggi, altre un po' meno positive, domani mattina le vedremo.
non si può dire che non ci sia la volontà, il carattere, il temperamento di chi ci crede, che prova fino in fondo a fare la partita anche dopo il 2-2, quei due minuti siamo andati di là con la volontà. A pallavolo per la Igor Volley Novara è arrivato un altro successo da tre punti contro il Bergamo. Vittoria da tre punti per la Igor Volley Novara di Lorenzo Bernardi che supera in 3-7 Bergamo a Treviglio e si porta a quota 27 punti in classifica. Dopo un primo set combattuto e deciso sul filo di lana, le azzurre hanno alzato il ritmo vincendo gli altri due set senza concedere spiragli alle avversarie. Meritato premio di miglior giocatrice del match per Eleonora Fersino, grande ex dell'incontro e decisiva a più riprese in difesa. 23-25, 15-25 e 20-25 i parziali. Ci servivano questi punti appunto per piazzarci nella posizione migliore possibile. Una partita un po' così nel primo set, un po' tese, però dopo nel secondo abbiamo battuto forte, abbiamo subito messo in difficoltà e quindi forse è riuscito a prendere. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata con i nostri programmi.